L'anno del recovery plan è l'anno del grande piano per ricostruire l'Italia, oltre 200 miliardi che arrivano dall'Europa, da investire come? Da investire in infrastrutture, che sono infrastrutture materiali e infrastrutture digitali. È la nostra grande occasione ed è il tema di questa ottava puntata di Private Matching. L'ultima puntata è stato un bellissimo viaggio fatto conoscendo con quelle di oggi 65 startup, con quelle di oggi 43 grandi aziende, e si è visto perché l'abbiamo fatto, si è visto nelle scorse puntate, perché davvero c'è grande interesse delle aziende nell'investire, nell'aprire rapporti di collaborazione con le startup, e le startup italiane di questo livello sono veramente utili e interessanti per tutti. Quindi davvero un paese che parte col piede giusto sul fronte dell'innovazione. Oggi parliamo di infrastrutture, appunto, lo facciamo con anche qui una bellissima serie di startup che vi presento rapidamente, poi le ascolteremo tutti, così vedete da quante zone d'Italia vengono. Tanto c'è Intando, che formalmente viene da Cagliari ma ha una base in California, oggi il suo rappresentante ci parla dalla Florida, questo per dire quanto le startup italiane finalmente si stanno internazionalizzando. Edilgo da Milano, Confirmo da Bari, dalla Fiera di Bari abbiamo trovato tante startup che sono ospitate nel lab della Fiera di Bari, Kiles da Roma, Mindesk da Bari di nuovo, ma con sede a San Francisco, Qubit da Bologna, Rise House da Milano, infine Materias da Napoli. Benvenuti per questa puntata, tra pochissimo i vostri pitch e le vostre domande e risposte, e vediamo quali sono invece le corporation che ci aiuteranno a raccontare queste startup, e che speriamo che veramente aprano il loro, almeno il loro albo fornitori per collaborare con loro. La prima è un grande, un colosso dell'ingegneria, si chiama Trevi, qui rappresentata da Massimo Sala, che è il CFO, il capo della finanza. Massimo, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. In altri consessi direi che Trevi non ha bisogno di presentazioni, però diciamo le due parole su Trevi, dai. Trevi è il leader a livello mondiale dell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi. Facciamo fondazioni speciali, consolidamenti dei terreni, recupero di siti inquinati. Siamo basati a Cesena, abbiamo circa nel gruppo 70 società e lavoriamo in circa 90 paesi. Senti Massimo, cosa vedete imparare dalle startup con un gruppo così grande? Beh, se si può fare quello che è il nostro core business, magari con qualche efficienza, con qualche effetto di digitalizzazione e con qualche innovazione che magari qualcun altro può aver visto prima di noi. Bene, siamo pronti allora ai tuoi consigli e alle tue domande. Il secondo ospite di un'altra grandissima azienda italiana, che è Saipem, è qui rappresentata da Costantin Tomalpolski. Ho detto bene? No, sicuramente non ho detto bene, Costantin. Quasi. Quasi. Di dove sei, Costantin? Io sono di Ucraina, di origine, però già sono con Saipem quasi 15 anni e ho lavorato in tanti paesi. Quindi anche lì Saipem è una multinazionale italiana che un periodo faceva parte del gruppo Eni, fate ancora parte, in fondo avete una partecipazione importante di Eni nel oil and gas. Corretto, partecipazione ancora importante, non facciamo più gruppo come era prima. È rimasta partecipazione, sì. E più o meno fate grandi impianti petroliferi. Adesso diciamo così, noi costruiamo impianti nei settori di energia e delle infrastrutture. Senti, tu sei il capo dell'innovazione, col fatto che anche Claudio Descalzi ha parlato, no, come tanti, di questa nuova era dell'energia con meno energia fossile, e che cosa cambia per voi? Che piano avete al 2030? Cambia tanto, perché tutto il settore dell'energia sta nel mezzo di questa transizione più grande degli ultimi centinaia di anni, e quindi diciamo che dobbiamo ancora usare i nostri fossili con cautela, con meno emissioni, però dobbiamo attraversare verso energie rinnovabili, energie pulite. È il momento di trovare qualche buona startup, dai. Sì. E anche tutto questo sta digitalizzando e tutto il resto. Bene, grazie. Sicuramente. Allora, terza azienda qui presente è un'altra grande azienda di ingegneria, si chiama PAC, è qui rappresentata da Giulio Parolini. Ciao a tutti, la PAC è un civil contractor che lavora nel mondo delle costruzioni e delle infrastrutture.
abbiamo la sede in Italia a Bolzano e lavoriamo nel mondo dei tunnel, strade, impianti idroelettrici e con Cassa Depositi e Prestiti siamo anche dei developer in Est Africa, dove stiamo costruendo impianti idroelettrici chiave in mano. Quindi Beh, oggi vedrai che ci sono alcune startup che si occupano proprio di cambiare l'edilizia e anche cambiare il modo in cui costruiamo gli edifici. Secondo me ti interesseranno, sarà interessante ascoltare le tue domande. E l'ultima è una grande azienda italiana che quest'anno compie 100 anni. Quindi credo che c'è un 2021, immagino, con grandi festeggiamenti, HM Group. Vero Gianfranco Simonetto, presidente? Ciao a tutti, esatto, quest'anno compiamo 100 anni e quindi sono particolarmente felice di misurarmi con le start-up e quindi con nuove realtà che sicuramente possono essere utili al nostro settore. Noi lavoriamo nel settore delle costruzioni, delle grandi infrastrutture, dell'edilizia, siamo presenti in varie aree del mondo, in Europa, in Medio Oriente, in Africa. Collaboriamo con SACE eccetera e la nostra è un'azienda di tradizione familiare, ma siamo aperti al mondo e siamo aperti ai giovani, vogiamo molto imparare dai giovani e quindi mi aspetto molto da questo incontro con le startup. Bene, mi piace molto quello che hai detto, buon 2021, buon centenario a HM Group. Allora ricordo Trevi, Saipem, PAC, HM, ascolterete questi pitch, potete fare domande e risposte e mandarci subito il vostro giudizio sulle startup, il vostro voto su una griglia che abbiamo condiviso prima e alla fine di questa puntata sceglieremo la startup che ha riscosso il maggior gradimento. Un titolo simbolico per cominciare bene il 2021, però visto che viene da una giuria così importante, sicuramente un bel attestato. Allora, cominciamo con i nostri pitch, le nostre presentazioni. Con la prima startup io me la potrei cavare con quello che loro dicono col loro sito, che è Win Customers Over with modern user experience, cioè conquista nuovi clienti con una user experience moderna. In realtà è molto complicata tecnologicamente, però vi dico una cosa, si chiama Entando, che è un nome sardo, che vuol dire che cosa succede adesso, che cosa sta per succedere, what's next. Io mi ricordo quando nacquero nel 2015 a Cagliari e me la presentò con grande entusiasmo questo ragazzo, Walter Rambo, e io non ci capii nulla, nulla, perché che cosa fanno loro? Loro sostanzialmente consentono di sviluppare attraverso questo ambiente di sviluppo che si chiama Kubernetes, di cui io non sapevo nulla. Allora oggi lo sentiremo oggi. Walter è ancora ovviamente a bordo della società, ma intanto la società ha aperto anche a San Diego e ha trovato un nuovo partner per guidarla, che è niente meno che uno dei grandi della Silicon Valley, Paul Inns. Sei collegato? Ciao a tutti. How are you? In Florida today. Bene, bene. So I was reading your CV. It's like you were involved in projects like Netscape, Sun Microsystem, Oracle, Red Hat, IBM, HP, so everything. So you did almost everything. So why now in Sardinia? So I've done over 40 products in Silicon Valley, some very famous names. And after my last successful startup, I happened to meet Walter Ambu on LinkedIn. LinkedIn, that's good. So the social network works. Very good. Yeah. And? So he invited me to go hiking in the hills to see the wild horses in Sardinia. So we did. And in that 2-hour hike, we talked about the future of technology. Riding the horses? We did not ride them. They're wild. Okay. We actually formed a close brotherhood bond and discovered a great idea for the future of software technology. That's all. And there we go. Now we have 45 employees working on the leading platform. Okay. Now you have 1 minute to try to explain to us what is Entando about. 1 minute. Let's go. Grazie. So I'm Paul Hinz, the CEO of Entando. And together with my close friend, Walter, we're building the worldwide leading platform that allows companies or major partners like Reply, Solving Team, and Cielte to build software solutions on Kubernetes. Today, a major shift in enterprise software is occurring. Companies implementing Kubernetes is one of the three major tech shifts in the computer industry of the last 40 years, and Entando is focused on that shift and is now implemented by some of the largest software organizations in the world, such as Esercito, Poste Italiana, and Octo Telematics. Our revenue is growing rapidly. We booked over $6 million this year, and we're expecting to double revenue each year over the next 3 years.
We've raised $4 million in investment today, and we're now opening a $10 million Series A round to scale internationally and to support our growing focus on the partner network. Grazie mille. Thank you. I can't tell that you're just used to give pitches in the Silicon Valley style within a minute. That's very good. So it all started in that hike that you were telling before. Watching Wild Horses. That's very, very good. For people like me and many of the people who will be watching the show, can you tell me, can you tell us more with what is Kubernetes about? So the software industry has been divided into at least three major phases. The first phase, if you remember, is like mainframe computers. Yeah. It was a big shift in the 90s to move away from mainframes to smaller applications on independent computers. The second shift was to start building web-based applications. So that happened in the 2000 to 2010. The most recent major shift is to rewrite applications in the cloud. So on Amazon, Alibaba, Microsoft Azure, Google Cloud. And doing that, there's a new, almost an operating system for that, almost like Windows for your computer. The name of that is Kubernetes, and it was released in open source by Google. So that's changing every enterprise in how they build. And now Kubernetes is run by a foundation. It's an open source project. See, it's open source. And so several companies release a product version. Red Hat, which is the last company I was a senior executive at, has the leading version. Google also has one, including Microsoft and Azure. So all of those are potential partners for us as we go forward. And our goal is to be at every company who implements Kubernetes to help them build new applications. So Intando is a Sardinian name. How much is still Italian, the company, and how much is international? I see that you have a headquarter also in San Diego. So we've started hiring up a core team in the U.S., both for building sales in the U.S. and in North America, but also to provide some core services like marketing and strategy. So we have about 80% still in Sardinia. My goal has been to keep the core engineering in Sardinia and in Italy, partially because the last two startups I did, we did that. And by keeping a close cultural relationship with the core engineering team, it has the greatest success. And we found some very, very talented people in Sardinia. I know. The Italians are great. And questions about the revenues. Can you tell me the share of revenues from Italia, from Italian companies and abroad? Is still very Italian in the flow of revenues? It is today. One reason is because we have a very senior salesperson who we first hired in Italy, and we've grown exponentially quickly. The current deal with the Italian Army, Esercito, is over $4 million that we'll cover this year. So we've grown very rapidly there. But in the United States, we've hired a sales team, and within 2 months, we developed a $1.5 million pipeline. So we expect the revenue by the end of 2021 to pass Italy. But it's very good. Past, so. In a line, your forecast for 2021, what's going to happen to Intando in this year? We have $14 million in pipeline, so we expect the revenue to be $7.2 million in 2021. That's very good. Terrific. Any questions from our guests? No. Konstantin. Share with us how your solution, Kubernetes, can help large, complex engineering companies that are also undergoing through these digital transformation long-term programs. So the first data is that we are not Kubernetes. Basically, we are following companies who implement Kubernetes. But the problem is that people who are implementing Kubernetes are having trouble building applications. Kubernetes is based on the operations, how you manage and scale and load balance the applications. But now the development on top of it has become more difficult. So Intando built a platform to make it more easy to build, manage. A great example would be if you build a new application, business to consumer, and the CEO comes in and says, I'd like to have an update to that. Well, with Kubernetes now, the development team has to learn a new way to build applications to update that. With Intando, they could update and maybe release a change within a day. In fact, a good example is during COVID,
Octo Telematics tasked us to build an application for tracking people based on where they were moving within the country. And so we had to build that application from scratch in 6 days. So the idea is we want to help them build apps faster and help them to update those applications quickly. But again, our customers are people who are already buying Kubernetes, which is good. We get to now identify our potential customers. Okay, thank you, Paul. The time is over. Thank you so much and good luck for Intando, to our friend, say hello to our friend Walter Ambu. And we'll see at the end of the show how many votes Intando got today. And la seconda startup di oggi. Parliamo di un tema di cui si parla molto e di cui finalmente si cominciano a vedere le prime applicazioni davvero concrete e affascinanti. La startup si chiama Rice House, fondata a Milano 4 anni fa. E cosa fa? Prende gli scarti della lavorazione del riso e ne fa dei materiali da costruzione. Invece che buttarli, diventano materiale per costruire edifici. Lo sentiamo. Tiziana Monterisi. Ciao a tutti. Grazie. Ciao Tiziana. Ciao. Grazie di avermi invitato. Sì, hai detto bene, io sono un architetto e nella risaia ho proprio visto una grande risorsa. Infatti raccogliamo tutto quello che viene scartato dalla produzione risicola, quindi tutto ciò che non è edibile, che non è nutrimento, e è diventato per noi la materia prima più importante per realizzare prodotti edili con altissime prestazioni a livello energetico, termico, acustico, ma soprattutto con prestazioni rispetto proprio sia all'impatto ambientale e soprattutto all'impatto della salubrità verso l'uomo che li produce, per chi vivrà l'edificio e per chi fra 20 anni, 50 anni, 100 anni dovrà smaltire quel prodotto. Senti, prima di passarti alle domande, tra l'altro ci sono alcuni colossi delle costruzioni, spero che sarà il tuo prodotto, la tua idea gli interesserà. Ho visto che avete chiuso un round di finanziamento lo scorso anno a settembre, quindi in piena pandemia, da 310.000 euro, però ho anche visto che ci avete un elenco di premi infinito, avete molti più premi che soldi. Cioè, esatto. Non si possono convertire i premi in soldi, cioè non saranno troppi premi e pochi soldi in questo momento per quello che vuoi fare? Sì, la realtà è questa, che da quando ci siamo lanciati sul mercato con un prodotto, oggi siamo passati a 15, abbiamo vinto tantissimi premi e il fatturato però ancora deve venire. In realtà la pandemia è stata per noi veramente molto importante, purtroppo per la pandemia, ma di fatto ha dato grande consapevolezza al nostro prodotto. Ci vedrà in questo 2021 veramente impegnati in grande riqualificazione energetica del patrimonio esistente, proprio con l'introduzione del decreto e del bonus 110. Bene, state al punto giusto, nel momento giusto. Domande, Rice House. Ok, se posso chiedere, allora, affinché si possa incrementare il fatturato, mi interessa molto capire quali sono esattamente i prodotti, sottoprodotti della lavorazione risicola che voi immaginate e che producete. Cioè che cosa sono? Pareti, solai, che cosa sono esattamente? Dai Tiziana, al tuo momento, tira fuori il listino. Di fatto oggi abbiamo più di 15 prodotti, che vanno dalle pitture agli intonaci di fondo, gli intonaci di finiture, i massetti alleggeriti, pareti prefabbricate già isolate, pannelli che sostituiscono per esempio il cartongesso, l'USB. Abbiamo realmente tutti i singoli layer, i singoli strati che vanno a comporre un intero edificio, con ovviamente una parte prefabbricata dove però la struttura è in legno, mentre chi vuole lavorare più sul tradizionale abbiamo un prodotto che è un mattone esclusivamente fatto di lolla e calce. Tutti i leganti che noi utilizziamo sono leganti 100% naturali, privi di formaldeide, che a fine vita o possono essere riciclati o possono essere compostati. Quindi a seconda dell'esigenza abbiamo veramente tutte le stratigrafie. ICM Group ti interessa?
Può sicuramente interessarmi, dovrai sicuramente mandare un catalogo dei prodotti. Bene. E poi ci dovremo contattare. Mi sembra una buona occasione, un'azienda con 100 anni di storia che sul sito parla di quanto sono attenti all'ambiente e alla sostenibilità. Ce l'hanno proprio nell'immagine quando apri il loro sito. Seconda domanda. Seconda domanda, Massimo di Trevi. Ma quindi non utilizzate cemento? Come elegante. Non utilizziamo cemento come elegante in tutti quelli che chiamiamo, diciamo, biocomposti in umido, quindi gli intonaci, le finiture, i massetti. Utilizziamo calce in quanto l'80% è sempre la biomassa, quindi lo scarto di riso, e a quel punto il legante che usiamo, che è veramente in quantità minore, usiamo dei leganti chiaramente molto più costosi e pregiati. In altre situazioni invece il legante, per esempio nei pannelli, è un'amalgama di magnesite, amidi e proteine, e in altri prodotti invece è un geopolimero. Quindi a seconda del prodotto il legante è chiaramente ogni volta diverso e studiato ad hoc per il tipo di prodotto. Come mai questa difficoltà nel trovare fondi per un'idea così affascinante? Da che è dipeso? No, in realtà i fondi non li abbiamo mai cercati fino all'anno scorso, che abbiamo vinto Biros e abbiamo deciso di aprire un round. La startup è stata fondata da me e dal mio compagno, e per 4 anni ci siamo autosostenuti e abbiamo fatto partire l'idea. Oggi siamo certi che dobbiamo fare il salto in un breve periodo, ed è per quello che abbiamo aperto un round a investitori per avere una crescita molto rapida, visto che adesso il prodotto c'è e possiamo costruire interi edifici. Bene, speriamo che questo 2021 vi porti questi successi che meritate. In bocca al lupo Rise House. Grazie. Tiziana, la potete votare adesso. La prossima startup risolve un problema che io francamente non ho ancora capito come risolvere: il tema della firma digitale. Divento pazzo quando devo fare la firma digitale, forse avrò sbagliato società, sicuramente è una delle cose più complicate che mi capita di fare. Questa startup si chiama Confirmo, che sta tra l'altro, anche come altre che abbiamo trovato alla Fiera del Levante di Bari, promette di renderla molto semplice per tutti, consapevole. Io a volte firmo digitalmente e non ho ben capito cosa ho fatto. Qui con noi c'è il fondatore e amministratore delegato Marco Cappellini. Ciao Marco. Ciao a tutti, grazie. Come direbbero, un nightmare, un incubo per me la firma digitale. Non so cosa facciate voi, però se mi convinci faccio qualcosa, vai. Allora, Confirmo, come hai detto giustamente, è la soluzione che rende consapevole la firma di un documento. Pensa che ogni anno in Italia le organizzazioni devono affrontare oltre 100.000 cause dovute al fatto che le informative che accompagnano accordi e contratti non sono sufficientemente chiare. Quindi Confirmo nasce per risolvere questo problema. Confirmo infatti permette di informare l'utente, interagire e assisterlo durante il percorso di apprendimento, verificarne la reale comprensione e solo alla fine generare la documentazione che può essere firmata digitalmente e conservata a valore legale. Con la nostra soluzione, sostanzialmente le organizzazioni possono migliorare la loro compliance e ridurre il rischio verso l'utenza, digitalizzando quindi i processi documentali di firma sia in presenza che da remoto. Abbiamo iniziato la nostra avventura un anno fa in ambito sanitario e affrontando il tema del consenso informato, che è un documento molto importante. Poi abbiamo affrontato il tema farmaceutico e recentemente abbiamo ricevuto alcune manifestazioni di interesse da parte di settori differenti come quello industriale, bancario e assicurativo. È importante considerare che in tutti questi ambiti il panorama normativo sta convergendo su un concetto molto semplice, cioè che le organizzazioni devono accertarsi che chi sta firmando il documento sia realmente consapevole di cosa sta firmando. Confirmo in questo momento è l'unica soluzione che permette di ottenere questo obiettivo in modo efficace, semplice e sicuro. Bene, domande per Marco Cappellini, Confirmo, se ce ne sono. Io ho una domanda da PAC. Sì. E volevo sapere, cioè nel mondo come il nostro dei civil contractor, questa startup, questa applicazione va a applicarsi, non lo so, nelle risorse umane per i contratti o in quale altro ambito? Perché penso che ogni contratto debba essere poi strutturato per creare una, diciamo, una serie di un questionario.
Noi stiamo collaborando con alcuni prototipi che affrontano alcuni temi specifici dei vostri ambienti. Il primo innanzitutto è l'accesso sicuro a cantieri o ad aree con particolari rischi. Quindi in quell'ambito lì la possibilità di spiegare delle cose, essere sicure che queste siano state comprese e avere evidenza documentale di questo è fondamentale. Poi chiaramente tutto l'aspetto che riguarda la contrattualistica e l'avvio al lavoro dei nuovi dipendenti. Quindi questi sono gli ambiti su cui stiamo applicando la nostra soluzione. Che dici? Può interessare? Sì, sicuramente per quanto diceva dell'HSE sembra molto utile. Perfetto, allora la potete votare, confermo. Marco Cappellini, grazie, buon anno. Buon grazie, 2021 grazie. Anche a te. Vediamo alla fine che punteggio avrai raggiunto. La prossima startup è una startup che prova a risolvere un altro problema non banale. Pensate alle password, il fatto che ce lo dobbiamo sempre ricordare, il fatto che ce la possono rubare. Ecco, qui dicono loro non c'è niente da ricordare, non c'è niente da rubare, perché ci autentichiamo in un modo che sta diventando sempre più familiare. Ci mettiamo la nostra faccia. Non so esattamente come questo possa diventare un prodotto, ma loro ci stanno provando. La società si chiama Keyless e qui c'è uno dei fondatori che in questo momento è il COO, cioè una specie di direttore generale, Fabian Eberle. Welcome, Fabian. Welcome, ciao a tutti, thank you. You speak Italian? No. No, un po'. German? Yes. Maybe English, no. Maybe English for us, thank you. Yes. How did you get in touch with Andrea Carmignani, the other founder? How did it happen? Yes, no, we went through an MBA in 2018 and we had an idea of combining biometrics and cryptography, which led us to get in touch with Giuseppe Ateniese, who's one the chief scientist of the startup. Yes, and one of the co-founders, and he brought on board. So he's a renowned professor in data privacy and cybersecurity. He introduced us to Paolo Gasti, who's now also co-founder and CTO, who was a professor working at the intersection of privacy preserving security protocols and biometric authentication for more than a decade. We in turn brought on board several of his former PhDs, and that's how we got started. So a great team. So. And I see that the fundraising has been pretty successful, more than $6 million, that is not bad. And there are three headquarters in Rome, London, and Singapore. And so now we have 1 minute to tell us what this Keyless about. Go ahead, please. One minute. Ciao a tutti. I'm Fabian, co-founder and CEO of Keyless. We are a deep tech cybersecurity company and provide passwordless authentication solutions that are based on our proprietary privacy preserving biometric authentication technology and more than 10 years of research in biometrics and cryptography. And we partner with companies like Microsoft, Cisco, Okta, and many others, and work with large enterprises, predominantly banks, across two lines of product, one being workforce authentication, so helping companies to eliminate passwords end-to-end from the employee authentication experience when it comes to workstation logins, frictionless login to enterprise applications, or secure access to VPNs for the workforce connecting from home, but also on the consumer side in a white-labeled form where we offer an SDK that banks can embed in their consumer-facing applications to perform PSD2 compliant strong customer authentication with just one look into the front-facing camera of any device. So there's no need for an SMS or an email and a PIN code that the user has to copy and paste or the switch to another soft token in a way that is simple, private, and secure, and offers multi-factor security in just one look. Okay, thank you, Fabian. I have a very stupid question for you. So sorry. Just very, very consumer style. In this way, what happens if I try to unlock your smartphone, using your photo? What is going to happen? If I use a photo, the photo of the face of a person, not the real person. That's a great question. So we combine multiple factors in one. So we verify the device that you're using. So it can just be a random device, but you can link any device to your account. It could also be an iPhone 6 without Face ID, an Android device, a laptop. We use face recognition as a physical biometric, but we also ensure the liveness of the user, which happens passively. So you cannot use a video or picture. We can distinguish between a real human face and a selfie or a video that is held in front of the camera. In addition to that, we also use behavioral characteristics. So the way you hold your phone, the way you swipe on the screen, or the way when you open the phone to unlock it,
So there's multiple factors in one, but you couldn't use a selfie of someone else. Okay, that's very, very good. I'm relieved by that. Okay, any questions for Fabian? And any other competitors on this product, on the market? Yes. So if we look at the area of passwordless authentication, which is a very hot topic in enterprise security today, there are companies predominantly in the US with Beyond Identity, Hyper, TrueSona, who are in that space. And obviously also all the large platforms like Microsoft, Okta, and others have their own passwordless authentication solutions. And on the other side, you have biometric authentication providers who offer face recognition as a service. But we're the only company, as far as we know, who do it in a way that ensures strict privacy compliance. In fact, we are considered to be outside GDPR. So we don't process and we don't store biometric information, not on the user's devices, but also not in any central point. And that is something that's very unique to this technical combination of cryptographic techniques with biometric authentication, which is very difficult in our two distinct academic fields. And that's the core competency of our team. And good luck to you and your company. Thank you. Tanto è molto importante che non possiamo imbrogliare i telefonini usando la foto di un altro per aprirlo. Ci ho sempre avuto questo dubbio, non funziona. La prossima startup va su tutto un altro tema. Aiuta le aziende che fanno progettazione a farlo molto prima e molto meglio. Il fattore tempo, come sapete, è molto importante anche nel successo dei progetti delle grandi corporation che abbiamo oggi qui ospiti. L'azienda si chiama Mindesk e, nella migliore tradizione delle attuali startup italiane, ha il quartier generale a San Francisco, ma la ricerca e sviluppo la fanno a Bari, proprio come abbiamo visto prima succede a Intando. Allora, l'azienda appunto si chiama Mindesk e qui c'è l'amministratore delegato Gabriele Sorrento. Ciao Gabriele. Ciao Riccardo, innanzitutto tu stai a Bari. È un piacere. No, io sto a San Francisco. Wow! Innanzitutto un piacere rivederti. Noi ci siamo visti al PNI Cube un po' di anni fa, se non sbaglio. Hai visto come siete cresciuti? Ma già c'avevi Mindesk, ovviamente. Sì. Sì, e in realtà poi non abbiamo vinto il premio nazionale di innovazione, l'ha vinto un altro ragazzo che adesso è il nostro co-founder. Bene, avete fatto una bella strada però, ugualmente, anche senza il premio, dai. Raccontaci cosa fa Mindesk, hai un minuto di tempo. Grazie Gabriele. Vi voglio dare giusto un paio di milestone. Allora, l'anno scorso Mindesk è stata acquisita dal gruppo Vection Technologies, che è di fatto la prima azienda quotata al mondo sul mercato ASX a focalizzarsi su Enterprise AR VR. Nel 2018 è stata realizzata la prima sedia stampata 3D 100% realizzata in realtà virtuale ed esposta nel padiglione Marte di Stefano Boeri al Fuorisalone di Milano, e nel 2020 sta partendo la navicella con un razzo di Elon Musk, la cui navicella è stata realizzata anche con le nostre tecnologie. Spiegami meglio questa cosa di Elon Musk, me la sono persa. Esattamente che cosa avete fatto in questo razzo, in questa navicella? Allora, noi non abbiamo interagito direttamente con SpaceX, però una delle aziende che lavora per SpaceX e che appunto ha realizzato la struttura del payload, che è la navicella, ha utilizzato le nostre tecnologie per appunto caricare il CAD e valutare gli aspetti ergonomici, delle interferenze tra pezzi, e comunque simularla prima ancora di averla costruita. Bene, mi pare una bella prova superata. Domande per Mindesk. Gabriele, se ce ne sono. Sì, sono Gianfranco, ti chiedo se la procedura BIM, che ormai è ampiamente adottata e richiesta da moltissimi clienti, diciamo, nel campo delle costruzioni, anzi diventa praticamente un passaggio obbligatorio, voi lo riuscite ad applicare non solo nel campo dell'edilizia civile, ma anche nel campo delle infrastrutture? Grazie Gianfranco. Allora, piccola premessa, io sono di formazione ingegnere edile architetto, quindi ho studiato Politecnico di Milano, e l'idea di Mindesk nasce proprio per questa applicazione qui. Con lo studio Zadid Architect abbiamo vinto, come avevo detto, un Horizon 2020, esattamente con la finalità di portare la progettazione BIM
in realtà virtuale e aumentata e cloud collaborativo. Quindi questa cosa succederà da qualche parte nel 2020. Nel 2021? Scusate, nel 2021. Ovviamente. 2020 è passato, va bene. Va bene. 2020 è passato. Anzi, tu non te ne vuoi liberare di questo 2020. Vediamo se c'è un'altra domanda. Io volevo sapere come viene gestito il co-authoring, cioè lavorando in più persone sullo stesso modello, dato che si va proprio, mi sembra di aver capito, ad andare a controllare quali sono le sinergie e le varie interferenze. Come viene gestito il problema di avere più persone che lavorano sulla stessa parte, lo stesso modello? Vedila un po' come una specie di Google Doc per il CAD. Quindi ciascuna persona può effettuare un'azione chiaramente a turni. Difficilmente tu avrai in una fase di collaborazione due persone che litigano su per fare la stessa operazione. No, in realtà viene a turni, però il valore aggiunto è di poter essere lì e percepirsi insieme quando insieme non si è, soprattutto di questi tempi. Ottimo, allora questa è Mindesk, la potete votare, grazie a Gabriele per essere stato con noi. E la prossima è una... La prossima va a prendere un tema molto importante, di cui si è parlato tantissimo, su cui l'Europa è leader, ma non è ancora finita la battaglia per la privacy. Uno dei loro slogan è Take Your Privacy Back. Si chiama Qubit, stanno a Bologna e sono, credo, l'unica startup italiana che è stata investita, cioè finanziata, anche da Techstars, che forse è il più grande e più importante programma di accelerazione di startup del mondo. E qui con noi per Qubit c'è Stefano Onofri, che è l'amministratore delegato, uno dei fondatori. Ciao Stefano. Ciao, ciao Riccardo, ciao a tutti, grazie. Com'è avere a bordo Techstars? È impegnativo, a parte l'orgoglio, cambia qualcosa, sono più esigenti, com'è andata? Guarda, è un dare, un avere, richiedono tanto, ma veramente danno tanto, network incredibile. Noi non saremmo mai arrivati, diciamo, siamo partiti nel 2016, il nostro primo ufficio, lo dico sempre, era un Airbnb che abbiamo ristrutturato, lavoravamo in salotto di giorno e affittavamo le camere di sera per poter sopravvivere. Insomma, adesso siamo evoluti, sono passati 4 anni e il periodo a Tel Aviv in Israele è stato fondamentale, il network è pazzesco, riusciamo ad avere agganci dall'Asia all'America. Bene, adesso hai un minuto per raccontarci cosa fate, perché non l'abbiamo ancora detto. Vai. Sì, e devo dire, parlare di infrastrutture davanti a queste imprese è una bella responsabilità, perché avete realizzato opere, come dire, senza le quali non avremo modo di accedere all'energia, di viaggiare come lo conosciamo oggi. Ecco, Qubit sta rivoluzionando la spina dorsale di un'infrastruttura che si chiama internet e che conosciamo tutti. Questa spina dorsale è il cloud, perché i servizi cloud sono diventati sempre più imprescindibili per tutti noi qua connessi oggi e per tutte le nostre imprese, non potremmo lavorarci senza. Però il cloud, l'infrastruttura del cloud è rimasta da 15 anni ferma allo stesso modello, cioè quello dei data center centralizzati. Ora, la percezione di tutti è che internet sia, no, virtuale, digitale, ma al contrario è ben fisico, e chi è entrato in un data center lo sa. Non è altro che un grande magazzino pieno di computer che lavorano al posto nostro per darci dei servizi che sono molto utili, solo che quei servizi creati così li paghiamo caro, ci obbligano a dare i nostri dati al computer di qualcun altro e soprattutto hanno un impatto ambientale che finalmente, diciamo, si sta, diciamo, è un tema che è sempre più noto. Ecco, Qubit fornisce servizi cloud senza bisogno di data center, perché il nostro software è un software peer-to-peer collaborativo dove tutti i device già connessi nelle nostre case e nei nostri uffici vengono messi insieme, collaborano tra di loro, si aiutano a vicenda per fornire all'utente lo stesso servizio che gli offre il cloud, cioè la tranquillità di non perdere i propri dati, di poterli accedere velocemente ovunque voglia, ma senza avere costi per un data center che si riflettono nel prezzo finale, senza dover dare i nostri dati a nessun altro e soprattutto risparmiando 40.000 kg di CO2 per ogni petabyte salvato. Cioè, allora, spiegacelo, hai spiegato bene, ma ridiciamolo meglio perché è abbastanza stupefacente. Cioè, voi volete diventare un cloud provider senza data center fisici?
Corretto, è il software che gira, cioè... ma ce la stiamo facendo, esatto, il software. Noi siamo partiti dal cloud storage, per cui dal bisogno di salvare, archiviare e condividere i nostri file per essere sicuri di avere un backup, di non perderli, e che adesso si trova, o te lo devi fare in casa, quello che si chiama on-premise, oppure devi affidarti a qualcun altro, quindi dai Dropbox di questo mondo, più per gli utenti o altre soluzioni per magari CTO delle aziende. Ecco, noi riusciamo a offrirlo gratis agli utenti e a prezzi fino a meno della metà alle imprese, il tutto garantendo un livello di privacy ineguagliabile, si chiama zero knowledge. Noi non abbiamo idea di quelli che sono i vostri file, perché i file rimangono esclusivamente vostri. Risottolineiamo, per gli utenti consumatori è gratis? Esatto, il servizio è gratis. Beh, esatto. Insomma, va bene, sono uno di quelli prossimi che lo proverà. Domande per te, perché invece per le aziende costa, ma molto meno che degli altri. Prego, domande per Qubit. Domanda, sono Massimo. Scusa, il concetto quindi è che si lavora attraverso il vostro software quasi come se si fosse peer-to-peer, evitando il data center gratuitamente. Ma voi come farete a guadagnare e coprire i vostri costi? Assolutamente. Allora, il tema è che non esiste internet, esiste il computer di qualcun altro, no? E quindi la logica è che noi oggi stiamo pagando perché stiamo affittando, diciamo, i magazzini di Mr. Amazon, Mr. Dropbox, Mr. Google. Quello che noi facciamo è mettere tutti gli utenti, sia business che consumer, sulla stessa rete, e quindi i device attivi nelle nostre case, nei nostri uffici, si aiutano a vicenda, perché i file vengono spezzettati, criptati, moltiplicati e divisi. In questo modo abbiamo la possibilità di aiutarci l'un l'altro senza aver bisogno di fissare il tutto in un data center centralizzato. Stefano, ti dico, è così bella la cosa che dici che sembra quasi incredibile. Adesso te lo dico, nel senso che bisogna farla provare poi a un certo punto. Vediamo se c'è un'altra domanda. Sì, cioè io volevo... Sì, c'è tempo per tutte e due. Volevo cercare di capire, praticamente quando uno, diciamo un privato, quindi gratuitamente, si iscrive al vostro network, voi indietro gli chiederete comunque uno spazio all'interno del suo computer per poter salvare, cioè loro vi pagano con la memoria. Quello che uno dà, uno riprende. Per cui se voglio utilizzare 50 gigabyte di questo servizio cloud, che significa che se perdo il mio computer o mi rubano l'iPhone, okay, io non perdo i miei file, do altre 50 gigabyte. Quindi uso in totale 100 gigabyte. Grazie, dato c'è un progetto importante europeo che si chiama Gaia X, che ovviamente conosci benissimo, esatto, che punta a tenere i dati europei in Europa, ed è uscito un Digital Market Act di cui si discuterà tutto l'anno, che dice che con i dati devono restare agli utenti, non possono farci quello che vogliono, come è stato finora. Quindi su questo tema siete un po' più avanti degli altri. È il destino dei pionieri, bisogna resistere in quei casi. Allora, la penultima startup di oggi, torniamo a parlare di edilizia. Abbiamo parlato prima con Rice House, con questa bellissima idea di utilizzare gli scarti e il riso per farne i prodotti per edilizia. Questo di cui parliamo invece è una specie di social network dell'edilizia, punta a mettere insieme le imprese edili con i fornitori. Si chiama Edilgo e c'è qui con noi Carlo Andrea Guatterini, credo, ed è una startup nata a Milano davvero poco tempo fa, che il lancio sul mercato è stato lo scorso anno. Sei collegato? Ciao Carlo. Ciao Riccardo, sì, grazie a tutti, ciao. Ma il lancio sul mercato l'avete fatto nell'anno della pandemia, com'è andata? È corretto, in realtà è stata una grandissima opportunità per noi, poiché abbiamo sviluppato un software che permette di ridurre, diciamo, le interazioni personali, per cui il fatto che abbiamo lanciato il nostro software proprio quando c'è stato il lockdown ha, diciamo, aiutato le imprese di costruzione e i fornitori a entrare nell'ottica di cominciare a fare il cosiddetto smart working, ma anche per il settore delle costruzioni. Quindi è stata una grande possibilità. C'era maggiore attenzione. Senti, io ti do un minuto per raccontare bene come funziona. Va bene. Vai. Ciao a tutti, il mio nome è Carlo Andrea Guattrini e sono il cofondatore e CEO di Edilgo. Edilgo è una soluzione di e-procurement per il settore delle costruzioni. Settore che negli ultimi anni ha sofferto tantissimo a causa di margini di profitto bassissimi
e una scarsissima digitalizzazione. Per cui la nostra soluzione è una soluzione che permette di rendere automatico il processo di acquisto, aiutando le imprese di costruzione a trovare i migliori fornitori di materiali e servizi in tutta Italia. Come facciamo? Noi utilizziamo l'intelligenza artificiale, nello specifico il machine learning, per riconoscere il contenuto di un documento molto complesso, che è il computo tecnico. Per cui il computo tecnico è una lista di materiali e servizi necessari al completamento di un progetto. E una volta che il costruttore carica questo documento nella nostra piattaforma, noi siamo in grado di spacchettarlo e inviare automaticamente delle richieste d'offerta a tutti i fornitori registrati sulla piattaforma. Per cui il costruttore si trova a dover semplicemente comparare le offerte ricevute e riusciamo a garantire la massima trasparenza e semplicità nell'utilizzo di questo processo. Per cui la nostra idea è adesso di semplificare questa prima parte del processo di ricerca e acquisizione di forniture, ma l'idea è di poi rendere digitale tutti i processi per cercare di portare l'edilizia ad un nuovo livello di digitalizzazione e connessione. Quindi più che un social network, un marketplace che fa incontrare domande e offerta. Corretto, sì, e mettiamo in contatto imprese a fornitori. Bene, vediamo se queste grandi aziende che si occupano proprio di questo, stanno in questo settore, lo trovano interessante. Domande per te. Sì, sono Gianfranco, sì, la cosa è sicuramente interessante. Volevo capire, se possibile, in che cosa vi differenziate rispetto ad altre competitor che già sono presenti nel mercato, penso a Bravo Solution, eccetera, che quindi sono presenti nel mercato da parecchio tempo. Se non ho capito male, voi partite addirittura, mi pare, da uno step prima, cioè già prendete in mano il computo metrico e siete voi che poi spacchettate andando a chiedere ai vari fornitori. Però non so se ho capito bene e appunto se mi sottolinei le differenze mi fareste una cortesia. Certo Gianfranco, hai capito perfettamente. In realtà noi ci differenziamo rispetto ai competitor perché siamo gli unici al mondo in grado di riconoscere un documento così complesso. Il computo tecnico può avere migliaia di righe e una soluzione come Bravo Solution, che non è specifica sull'edilizia ma copre più settori, non riesce a fare quello che noi facciamo. In più noi riusciamo a garantire una soluzione super semplice per anche le medie imprese di costruzione che non hanno un vero e proprio dipartimento acquisti al loro interno e che quindi vogliono utilizzare la nostra soluzione per massimizzare i profitti e massimizzare i risparmi sulle forniture. Un'altra domanda? Io ho una domanda. Da quanto ho capito, la vostra applicazione funziona chiedendo poi delle richieste, facendo delle richieste d'acquisto, delle richieste d'offerta ai fornitori. E volevo sapere quanti fornitori hanno aderito alla vostra applicazione, perché diciamo il limite sta un po' lì. Se voi avete pochi fornitori che hanno aderito alla vostra applicazione, uno va a finire che non ha un grosso mercato che va a guardare alla propria offerta. Giustissimo. Come sottolineava Riccardo, noi siamo partiti quasi all'inizio del 2020, a marzo del 2020, e adesso abbiamo raggiunto circa 2500 aziende registrate sulla nostra piattaforma, che è una piccolissima percentuale di quelle che possono essere le aziende che operano nel settore delle costruzioni in Italia, ma comunque ci stiamo rendendo conto che anche le imprese che adesso usano Edilgo con i propri fornitori riescono a trarre un grande vantaggio, sia in termini di organizzazione del lavoro, sia in termini proprio di gestione della commessa. Quindi stiamo trovando sempre di più il giusto bilanciamento tra quello che è il trovare nuovi fornitori con quello che è la gestione day to day delle proprie attività di acquisto. Beh, comunque 1600 aziende registrate in 6 mesi non è proprio un risultato banale, diciamo. Certo gradimento non è andata malissimo come partenza, dai. Grazie Carlo Alberto. Allora Carlo Andrea, scusami, buon 2021. Il 2020 grazie, è andato bene e il 2021 può solo andare meglio, visto come è andato il 2020 per tutti gli altri. Potete votare naturalmente anche Edilgo. L'ultima startup che presentiamo a queste private matching, a tutte le 8 puntate di private matching, si chiama Materias. È stata fondata da un grande professore italiano che si occupa di innovazione, che è il professor Luigi Nicolais. Ma qui siamo contenti di avere l'amministratore delegato, Caterina Meglio. Ciao Riccardo e ciao a tutti. Senti, cosa fa Materias? Lo dice già il nome, però ti do un minuto per raccontarci, sì, che cosa fate voi con i nuovi materiali al servizio delle aziende. Vai.
Essenzialmente noi lavoriamo per ridurre il più possibile il divario che esiste a livello italiano tra la produzione scientifica, che è altissima, e il mercato. Cioè noi realizziamo nelle nostre università e nei nostri centri di ricerca grandi ricerche che poi in realtà non trovano molto spesso la loro giusta utilizzazione, proprio perché c'è un grande divario. Quindi lavoriamo in questo gap che nella dottrina americana viene chiamata la Valle della Morte. Ci siamo inseriti in questo pezzo di mercato che in questo momento non è coperto da nessuno, ad alto rischio, e investiamo in quelle che riteniamo le migliori tecnologie che possano in qualche maniera realizzare delle sfide di cambiamento per la vita di tutti quanti noi. Ovviamente basate sul settore dei materiali, che è un settore trasversale che va dall'ingegneria civile, e abbiamo creato proprio una startup in questo senso, fino alla life science, a quindi tutti quanti i temi legati anche alla medicina e ai temi, diciamo, che oggi ci sono molto più cari per tutto quanto quello che è accaduto l'anno scorso per la pandemia, fino ad arrivare all'agri-food e quindi al food tech. Però quindi, Caterina, voi siete una startup che crea startup? Bravo, bravo, proprio così. Noi abbiamo in 4 anni, ora siamo entrati nel 5º anno di vita, abbiamo visto più di 1000 idee in tutto quanto il sistema della ricerca italiana, ne abbiamo selezionate 30 che abbiamo ritenuto più valide di investimento, abbiamo investito in queste. Che cosa significa investire? Significa innanzitutto fare un brevetto, realizzare una proof of concept e a quel punto aggredire tra virgolette il mercato, cominciare ad avere dei rapporti con le corporate per presentare a loro queste tecnologie e capire se possiamo collaborare insieme a loro. Quindi come funziona il rapporto con le corporate, Caterina? Cioè siete voi che andate da loro o possono loro venire da voi e chiedervi qualcosa? Guarda, in genere o siamo noi che andiamo da loro, oppure sono loro che vengono da noi perché hanno un need particolare e quindi noi andiamo a capire come possiamo aiutarle. Bene, vediamo se hanno un bisogno particolare da parte di Materias, se ci sono domande intanto. Sì. Mentre pensano alla domanda, mi fai un esempio di una delle cose che avete fatto? Posso presentarti questa startup che ha proprio toccato il tema dell'ingegneria civile, visto che le nostre corporate è una startup che abbiamo creato, che si chiama Etesias, e che in realtà realizza in stampa 3D degli elementi strutturali in cemento armato. Abbiamo una partnership di collaborazione a livello di valorizzazione di questa tecnologia per portarla sul mercato insieme a Italcementi, che oggi è detenuta da Heidelberg Cement, e quindi abbiamo un rapporto di collaborazione molto stretto con loro. Loro hanno investito in questa tecnologia, hanno finanziato tutte quante le attrezzature. Anche questa tecnologia e questa startup è insediata nel polo di San Giovanni a Teduccio, che tu conosci molto bene, dove c'è Apple, Cisco e dove siamo anche noi. Abbiamo i laboratori qui e siamo con questa tecnologia realizziamo essenzialmente elementi di arredo urbano, facciamo housing, villette, unità abitative, quindi ci stiamo preparando per la produzione. I prototipi già esistono e siamo pronti per partire ed uscire sul mercato. Siamo in trattative con un fondo di SGR che vuole entrare in questa startup per fare un primo round di finanziamento. Bene. E quindi esistono 2 brevetti a monte che sono di proprietà della startup, proprio perché ovviamente la materia è molto tutelata. Bene, quindi questo avete ascoltato Materias con Caterina Meglio. Grazie Caterina, in bocca al lupo anche a voi. Grazie, qui si chiudono le startup di oggi di questo incontro di Private Matching. Mentre andiamo a fare il conto sui voti che avete dato, volevo risentire al volo telegraficamente Massimo Sala di Trevi, com'è andata? Ma mi sembra piuttosto bene, insomma, ci sono delle buone idee, bisogna un po' rifletterci. Bene. Molto stimolante. Sono contento che vi sia piaciuto. Costantin, Saipem, com'è andata per te invece? Grazie mille, molto interessante. Già metto un paio di startups per approfondire, per parlare. È stato molto utile, grazie. Ha visto, in poco tempo siamo riusciti a suscitare il vostro interesse. Questo era l'obiettivo. Giulio Parolini, di PAC. Sì, anche per me è molto interessante. Grazie mille. Un ottimo stimolo e complimenti alle startup. Se fate qualcosa con queste startup, fatecelo sapere. Noi faremo altri private matching, magari nel 2021 lo racconteremo. E io voglio sapere se invece Gianfranco Simonetto a HM Group vuole festeggiare i 100 anni aprendo un rapporto con una startup.
Certamente festeggeremo a lungo per tutto l'anno. Mi raccomando, però festeggiate aprendovi le startup, è importante per i prossimi. No, senz'altro, mi sono già preso nota, ci sono 3 startup che mi interessano e quindi sicuramente prenderemo contatto con loro. Insomma, e vi ringrazio molto dell'invito. E intanto io con grande piacere dico che è stato un testa a testa tiratissimo con il secondo e il terzo, che sono arrivati a un'incollatura dal primo. Il primo, sono molto contento, ha vinto Rise House. Mi fa piacere, un bellissimo progetto, tantissimi premi, pochi soldi. Speriamo che invece quest'anno le cose girino e che possa intercettare tutto quello che serve per cambiare e rendere più circolare la nostra vita. In bocca al lupo. Come sempre vinco premi, ma adesso voglio veramente andare in cantiere, che in realtà è il mio mondo ed è quello da cui sono partita, e scaricare a terra tutti i prodotti con grandi progetti. Quindi... Dai, costruiamo finalmente degli edifici con gli scarti del riso, dai, fateci sognare. Proprio. Va bene, in bocca al lupo a tutti, qua chiudiamo. Grazie mille a tutti. Grazie. Allora, qui chiudiamo, 65 startup, 43 corporation, 8 puntate da un'ora. È stato un appuntamento private matching voluto da CDP Venture Capital. Era un esperimento, devo dire, che è andato molto molto bene anche per la qualità delle startup e la qualità delle aziende. Abbiamo visto veramente nascere dei buoni rapporti. Speriamo che sia questa la strada per il 2021, questa grande collaborazione startup, grandi aziende, per rimettere l'innovazione al centro dell'Italia. Grazie e buon anno a tutti.